Il velodromo prevede la collocazione in area nord di Montevarchi. Non è una collocazione a caso, naturalmente, perché noi abbiamo esaminato varie aree, va bene? E naturalmente la scelta è andata su un'area che ha già delle infrastrutture importanti e una superficie importante, perché noi avevamo bisogno di almeno 41.000-45.000 metri quadri di area e ne abbiamo trovata una da 41.000. Considerate che una struttura di questo tipo qui, per 3.000 visitatori, ha bisogno di almeno 6.000 metri quadri di parcheggi. E in più, senza che, sono sincero, progettualmente non ci avevo nemmeno pensato, mi sono ritrovato davanti il progetto del nuovo ponte a nord sull'Arno. Cioè, nel senso, ecco, se ci mettiamo anche il progetto del ponte a nord sull'Arno è perfetta, è come stai discorso. Però, come ripeto, già ora ha delle infrastrutture più che sufficienti per realizzare l'opera. Ci sarà una viabilità per il pubblico, una viabilità riservata agli atleti, poi parcheggi, eccetera, eccetera. Tutti i parcheggi saranno coperti da fotovoltaico. Considerate che la struttura è una struttura, si chiama noi, costruita a secco, cioè nel senso vuol dire che c'è l'utilizzo dell'acqua, il minimo indispensabile. Difatti la struttura è una struttura tutta in lamellare, in legno, le coperture sono fatte tutte con materiali. Noi abbiamo cercato, cioè abbiamo pensato, sia chiaro, poi, di utilizzare, si parla sempre di un progetto di fattibilità, va bene? Per la copertura è un materiale che si chiama EFE, che è etilene tetrafluoroetilene, che è lo stesso che è stato usato in altri stati, insomma. Per le coperture laterali invece abbiamo pensato al policarbonato alveolare, policarbonato strutturale naturalmente. Questi materiali ti permettono di creare una struttura che diventa una lampada, ok? Quindi questa lampada te la puoi gestire attraverso un progetto illuminotecnico in tantissimi modi. Anche secondo me era interessante poterla utilizzare a seconda del tipo di attività che viene svolta all'interno. Perché all'interno, considerate, noi abbiamo un piano 00, va bene, dove c'è gli ingressi, il reception, eccetera, eccetera. Poi c'è tutte le aree destinate agli atleti, e dico aree, intendo una palestra, la parte medica, la parte, arbitri, eccetera, eccetera. E poi c'è tutte le aree per le sgambature, va bene? È un accesso per conto suo. Poi, la parte dell'accesso invece del pubblico c'è un'area abbastanza importante destinata, noi se l'è chiamata al Museo della Bicicletta del Valdarno, e poi un'area destinata a negozi. Nella parte superiore noi abbiamo ristorante, bar e una palestra completamente indipendente di circa 300 metri quadri. Poi nella parte inferiore, oltre c'è gli spalti naturalmente. Ah, rispettato tutte le normative delle misure per quanto riguarda un impianto a livello olimpionico, cioè dimensioni, larghezze dell'area blu, cioè è perfettamente a livello olimpionico. Poi nella parte finale in cima c'è naturalmente l'area VIP e l'area per la stampa, naturalmente tutti i servizi, eccetera, eccetera. Poi c'è un'area piccola, però si deve citare che è un'area a meno 5 rispetto alla quota 00, che è indispensabile per avere tutte le rampe di collegamento al parterre, perché noi non si deve mai attraversare la pista, naturalmente. E c'è gli accessi sia per i ciclisti, sia per l'allestimenti, eccetera, sia per i disabili, naturalmente, per arrivare al parterre. Sul parterre, cioè, si sta parlando di una superficie, la signora Sindaco l'ha già accennato. Si sta parlando di una superficie importante, sono 2.780 metri quadri il parterre, quindi cercate di immaginarvi su 2.780 metri quadri quello che non si può realizzare, cioè concerti, incontri di boxe, ginnastica artistica, skateboard, cioè si può fare tantissimi tipi di intervento. 2.780 metri quadri è una superficie importante all'interno, insomma. Quello che poi, poi avete visto forse dai disegni,
Per esempio, noi dalla quota 0 alla quota 3,50 per poi arrivare alla quota 8,50, la struttura è tutta ricoperta in verde. Cioè, nel senso, quello che mi esce fuori è pochissimo rispetto alla struttura. Quello che si voleva creare era una leggerezza di questo disegno, mi sembra contornato dal verde, dove poi, lo vedrete da disegni, alla quota 3,50 c'è la possibilità anche delle sgambature, cioè c'è un anello rivestito con pavimento in legno dove uno può fare anche attività all'aperto. C'è qualcosa sicuramente si potrà studiare meglio, per esempio creare uno spazio più dedicato a bambini, perché sai, l'esperienza si fa anche via via nei passaggi di una progettazione, perché i bambini hanno problemi nella pista perché la graffiano e quindi si stava pensando anche di creare su un eventuale progetto definitivo un anello intorno alla quota 00 soltanto per i bambini.